Benvenuti amici, io sono Solo Pippo. Oggi torniamo su Robbery Bob, Man of Steel. L'abbiamo iniziato nuovamente sto gioco perché avevo perso i salvataggi. Vabbè, ormai tutta la storia la sapete. Quindi cerchiamo di finirlo stavolta e siamo arrivati ai quartieri centrali. E quindi niente, iniziamo il predatore di uffici. Ragazzi, come sempre, invito a lasciare un bel pollicione in su per supportare di nuovo questa serie, ragazzi. Mi raccomando, come se non ci fosse un domani, spolliciate. Entra in quel posto la luce, te la spengo per sempre. Ok, qui l'ultima volta ci ho fallito. Ottimo. Quindi, ovviamente, più andiamo avanti, più le cose si fanno complicatucce, ragazzi. Quindi aspetta, io devo. Ok, mi nascondo. Non mi nascondo più. Me la corro. Se non sbaglio, i cittadini non possono essere allarmati dallo sbattimento di porte. Quindi vado a rubare qua. Prendo, attivo il suono. E ora? Niente. Aspettiamo. Attiro. E me ne vado. Ok, e fin qua ci siamo. Poi rubo questi. Sbattiamo le porte. Rubo quello che devo rubare. Possiamo uscire, ma ancora non abbiamo rubato tutto il rubabile. Quindi niente, andiamo avanti. Prendo per di qua, sperando che non ci sia nulla. Ok, poi poliziotto lì, però se non facciamo rumore non. Cacchio. Oh, cacchio. Ok, dobbiamo prendere una chiave. Dove mi nascondo? Niente, semplicemente aspetto che lui vada alla finestra. Molto rischiosa come azione, ma non so che altro fare. Quindi aspetto che lui va lì. E poi me la corro. Chiudo la porta. Ok, ho rubato tutto. No, mi manca qualcosina. Oh, cacchio. Mi scusi, non sono stato io. Ok. Ritorniamo qua, ma mi manca qualcosina da rubare. Ho capito, signor. Ah, qui. Guarda là, signore, io le spacco le gengive. Comunque, niente, mi ero scordato di rubare lì. Comunque, è fattibile. L'ultima fase è un po' complicatuccia. Secondo me c'è da fare un po' troppo sneaking. Però siamo ladri, dico, non è che siamo qua a far ballare le scimmie. E quindi niente, riproviamoci. Attenzione alla signora che frantuma le scatole. È perché io poco fa, avendo paura della signora, non sono entrato lì. Quindi io semplicemente mi devo nascondere. Aspetto che la signora passa. E purtroppo con il timer però ce la rischiamo. Dov'è? Dove cacchio è andata quella? Ok, quella qui. Con il timer ce la rischiamo, ma se vogliamo rubare tutto, dobbiamo farlo. Non c'è niente da fare. E me la fuggo. Ok. E mi mancava solo questo. E niente, e continuiamo, perfetto, e fin qua ci siamo. Poi, il buon essere è lì. Posso anche sbattere le porte io. Così, lui entra e io me la fuggo. Oh, cacchio. Ok, mi rubo questi e via, 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 ok. Rubo questi, mezza tazza di caffè, eccetera. Rubo questi. Perfetto, lui ha visto le porte aperte, ma io me ne strafrego. Oh, rubiamo qui e niente. Il problema è questo adesso. Questo è il più difficile da affrontare. Quindi aspettiamo che arriva qua. E poi fuggiamo. Esattamente come prima. Non è cambiato niente. E via, via. L'importante non fa casino. Attenzione. Non lo allarmiamo. Perfetto. Ora lui arriva qua, ma io mi spiaccico alla parete. E poi me la fuggo. Perfetto. Mi si è bloccato il tasto. Ok, abbiamo rubato tutto. Me ne posso andare. Me ne posso andare. Me ne posso andare. Fatto, ragazzi. Easy. Non tanto easy, ma easy. Ok, limite. Vabbè, con il tempo ci siamo. Bottino 100%. Fatto. Perfetto. Ottimo così. E andiamo al prossimo livello, allora. E andiamo al rintracciami. Ho preso qualcosa in questo negozio. Accidentalmente gli ho dovuto lasciare i miei soldi. Vai a riprenderli. Che sei? Ma sei comprato? Scusa. La parte anteriore è tutta bloccata, ma la parte posteriore è scassinata. Devi stare solo attenta alla guardia di sicurezza. No problem. Io sono un ladro. Sono un ladro, dico. Il mestiere, il mio mestiere. Oh, cacchio. Il mio mestiere non lo conosco. Ah, vediamo le impronte. Vabbè, pigliami. Le impronte, sì. Mi ricordo che se passiamo dall'acqua, lasciamo le impronte per terra e quindi i poliziotti si insospettiscono. Dice, che cacchio sono queste cose? Allora, quindi. Attenzione, perché io rompo e quindi lui sente. No, non ho sentito invece sì. Vabbè, rubo. Senta, buon uomo, ci hai frantumato le scatole. Quindi io vado per di qua. Mi ha rivisto. Ok, lui vede. Va bene così, segui le impronte che me ne vado.
Va benissimo così. E però potevi andare anche... Ok, sta andando sopra, perfetto. Fatto, fatto. Segue tutto il tragitto che noi facciamo con le impronte, praticamente. Quindi se sfruttiamo questa cosa a nostro vantaggio, la spuntiamo. Fatto, rintracciami, fatto. E andiamo al prossimo. 416, attenzione. Ah, 450. Che rotta di scala. E niente, allora andiamo avanti. Andiamo al prossimo livello. E andiamo al livello il turno di notte. L'altra sera sono stato chiamato da questa società di prestiti perché vogliono indietro i loro soldi. Per dirle in breve, non pago un centesimo. Il modo migliore per trattare con uno squalo è far vedere loro chi è il più forte. Quindi entra dentro e rapinali alla cieca. E in tutto ciò devo fare sempre tutto io. Giusto? Ovviamente. Vabbè, rubiamo nel cesso. Ok, cagnolino toy. Perfetto. Poi lì c'è qualcosa da rubare, ma da qui non ci si può andare, quindi andiamo. Che? Okay, perché? Mi è finita la stamina, mi è finita la stamina. C'è qualcuno qui? Il poliziotto. Vabbè, niente, mi nascondo. Mi nascondo. Nasconditi, Bob. Poi devo scendere lì. Da lì ci si può andare, presumo di sì. Bravo, guarda la porta. Che io me ne vado. Da... Oh, telecamere. Questo è molto più complicato, ragazzi. Intanto rubo qua. Lui sta tornando, mi nascondo. Perché sei uscito? Mi nascondo. Attenzione. Lui vede la porta aperta, si insospettisce e io me la fuggo. E io me la fuggo, me la fuggo. Ok. Poi devo oltrepassare la telecamera e vado qui. E poi mi insinuo per di qua, perfetto. E poi mi insinuo per di là, semplice. Che cacchio sta? Ah, era puntata di qua, era troppo buio, non lo vedevo. Ma dai. Allora, per favore, non facciamoci prendere dalle telecamere. Allora, lui è qui. Io posso correre adesso. Mi vado a nascondere subito instant qua, così lo frego. Spicciati, ciccio. Avanti, su, che là non c'è nessuno. Vai a controllare giù. Piano, con calma, nonchalance. Scendo. Rubo tutto qua. Me la scendo. Attenzione. Vedi la porta aperta che me ne vado. Perfetto. Attenzione alla telecamera. Potrei entrarmela anche qui io. Però qui c'è troppa gente. Niente, vado a fare il giro da giù. Vediamo. Intanto rubo questo. Non facciamoci fregare la telecamera stavolta. Ok, e via. Ora sì. Perfetto. Rubiamo qui. E da qui me ne posso pure andare. Quindi da qui non possiamo entrare da nessuna parte. Devo aspettare di nuovo la telecamera. Andare a fare tutto il giro. Ma wow, ce la farò mai. Piano, con calma e nonchalance, come sempre. Io mi chiudo le porte. Ok, attenzione, attenzione, dobbiamo salire. Dobbiamo salire instant veloce. Ah, che non è vero, ma non mi hai visto, ma non è vero. Se io rubo questo, abbiamo finito con i tesori? No. E quindi dove cacchio... Ah, qui, ok. Però mi ha visto, giusto? Sì. Qui finiamo i tesori e poi me ne posso andare. Questi sono ciecati questi. Ok. Ma dove me ne vado? Ah, da lì. Da lì si esce. Ok, quindi me la ritorno per di qua. Non da qua, ovviamente. Vabbè, da lì si esce. Perfetto. Abbiamo capito. Ho capito. Ho capito che ce la farò prima o poi ce la farò. Ovviamente più andiamo avanti, più i livelli si fanno tosti, tostarelli, ragazzi. Ovviamente, dico, non è che possono essere sempre facilissimi come all'inizio. No, giusto, altrimenti che gioco sarebbe? Non sarebbe una sfida. Allora, vai via, brutto faccia di capra. Poliziotto orribile, ok. Rubo tutto. Seguo il poliziotto. Gliela chiudo con la porta, insomma. Seguo il poliziotto. Vabbè, vattene là tu. Perfetto, mi insino per di qua. Se chiudesse la porta magari. Ok. Poi qui c'è qualcosa da non l'ho rubato. Non ho rubato lì. Mi sono scordato lì. Perché si blocca? Mi sono scordato lì. Vabbè, ci vado ora. No problem. No problem. Io sono overpower. Il mio Bob qua è un ladro professionista. Non è che. E via. Abbiamo perso un po' di tempo però. Ok, intanto me la vado a rubare qui. Tanto questi sono ciecati. Tac, 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 tac. Rubo calcolatrice, rubo tutto. Se non sbaglio anche giù dobbiamo rubare qualcosina. Quindi non ce ne andiamo per adesso. Quella ha visto la porta. Non possiamo uscire. Ecco, lì devo andare a rubare la calcolatrice io. Piano, con calma, sempre circospezione. Me la vado per di qua. Stiamo perdendo un po' di tempo, lo capisco.
Quindi mi sa che l'obiettivo del timer stavolta è bello che è fallito. Però il mio Bob qua corre, corre. E me ne vado, via. Adesso possiamo uscire. L'unica cosa che mi può rompere le scatole è la guardia, perché io da qui non lo vedo. Oh, se n'è andato. E allora me ne vado. Me ne vado, me ne vado. Chiama l'ascensore, pure l'ascensore devi chiamare. Veloce, veloce. Fatto, fatto. Ci siamo entro il timer però. 2.15, 1.52. Fatti, fatto, fatto. Ok, 473 monete. Andiamo a shoppare qualche potenziamentuccio. Ovvero, direi, non lo so, la velocità, così siamo più veloci. Ok, velocità, tutto fatto. E andiamo al prossimo livello. Candid Camera. Vediamo. Oh, quante chiavi. Questa azienda è specializzata nella videosorveglianza. Praticamente hanno costruito tutte le telecamere di sicurezza della città. E allora cosa ci facciamo qui? Non ho intenzione di essere ripreso dalla telecamera. Assomiglia a quel modo di dire si sta meglio in prigione che una cassa da morto. Fai un'altra domanda del genere e ti faccio... Vabbè, va, questo è sempre minaccioso. Non vedo l'ora di ammazzarlo. Che è? Ah, la telecamera. Diamo un'occhiata veloce, allora. Qua c'è da rubare le chiavi, ovviamente. E niente, chi è che rompe qua? Ah, piglia, pigliatemi. Oggi siete troppo aggressivi. Dove cacchio sta andando quella funghi? Che succede? Non mi prende. Cioè, ci devo andare io contro, praticamente. Ma dai. Allora, per favore, non facciamoci prendere dalle telecamere. Lì non ci posso entrare proprio. Oppure, niente, semplicemente aspettiamo che... No, da qui forse non ci si può andare. No, da qui non si ci può andare. E niente, rubo le chiavi. Attenzione, la guardia. Oh, cacchio! Ok, mi insinuo per di qua. Ne ho tre, quindi posso aprirla. E la prima è aperta. Poi vado ad aprire questa. E sblocco questa. Poi... Non è vero! Ma sto postaccio è pieno di telecamere, raga. Questo è impossibile, sto livello. Sto livello è molto complicato. E riprova, quantomeno prendere le tre stelle. I tre obiettivi. Prenderli tutti e tre sarà un po' complicatuccio, secondo me. E allora, niente. Intanto vado qui e rubo le chiavi. E fin qua ci siamo. Poi me la esco subito. Rubo questa. Non entrare, ciccio. E vabbè, dai, io da lì che cacchio c'è da andare per forza. Altrimenti non posso aprire la porta. Blocco qua. Ok. Poi me la scendo per di qua. Non c'è niente da fare. Poi eventualmente me la posso risalire. Perché sono coordinate. Ma da qui che faccio? Lì c'è tesoro da rubare. Non è che si vede. Probabilmente sì. Vabbè, intanto vado giù. Con calma e nonchalance. Vado giù. Arraffo tutto. Apro questa. Chiudo. Manca ancora qualche oggettucolo. Dove cacchio è? Dove cacchio è l'oggettucolo? Ah, lì. Ancora devo andare a rubare lì io. Ah, lì c'è parete. Ok. Quindi mi nascondo in questa parete. Ok. E vado a rubare il tesoro ufficiale, dico. Attenzione alla guardia che è bloccata comunque. Quindi se non faccio casino non mi sente. Piano, piano, bobbino, piano. Rubiamo l'ultimo tesoro. E dobbiamo tornare indietro. Fatto, tesori tutti recuperati. E purtroppo le telecamere rallentano un casino. E quindi niente, me la rivado per di qua. Attenzione lì. Attenzione, ma devo rifare tutta la strada, eh sì. Perché lì abbiamo una telecamera che frantuma le scatole. Attenzione, e via. Me la corro un pochino. Me la prendo. Che cacchio chiudi, Bob? Via adesso. Cacchio. Piano. Cioè, ci ho fregato alla fine. E me ne vado. Chiamo l'ascensore. Non so se con il tempo ci siamo, ma più di questo è complicatuccio fare. Ok, 3.45, 2.1. Ottimo. Fatto, ragazzi, fatto. E andiamo al prossimo livello, ovvero temperamento collerico. Ma vediamo che c'è da fare. Lo sai, ragazzo, a volte dico cose che non penso o che comunque non dovrei dire. Il giudice mi ha ordinato di frequentare questo corso di gestione della collera e ho bisogno che entri e rubi un attestato. E giustamente, non è che si va a fare il corso quello. Quello ruba gli attestati e basta. Allora, qui c'è niente, no? Qui vado a rubare qui. Qui vado a rubare. Qui posso attirare gente. Però, se non capisco chi devo attirare, lui. Ok.
In teoria lo attiro così e mi vado a nascondere nella piantina. L'ho attirato, sì. L'ho premuto il pulsante, no. 5, 4, mi nascondo qua. Lì c'è travestimento. Però aspettiamo che la guardia ci vada. Dridin, dridin. Io che me la fuggo. Ok, entro da qui. Rubo le chiavi. Rubo tutto. Me la riesco. Entro qui. Non facciamo casi. Ma scusate, qui come fa? Posso andare tranquillamente? Giustamente, direi. Ah, qua mi serve il travestimento, giusto. E niente, riproviamo. Allora, vabbè, fin qua dico non è difficile. Qua non c'è niente a rubare in bagno, com'è possibile sta cosa? Non si sa. Vabbè, chiudo la porta. Rubo qua. Attiro l'essere. Mi nascondo come un ninja. E niente, perché rubo la chiave e poi mi vado a travestire io. Giustamente, direi, non è che mi vado a travestire con gli abiti nuovi. Tac. Ah, oh cacchio! Questo non me l'aspettavo, non l'avevo visto. Allora, per favore, però. Allora, lì abbiamo visto, non c'è niente. Faccio casino. Tac, mi vado a nascondere. Attenzione all'essere giù, che non ci avevo fatto caso. Dobbiamo nasconderci prima che lui arrivi. Così magari non mi vede. Non vede chi sono, quantomeno. E via. Ora, lui dov'è? E perché non è che si vede? Oh, lui è lì. Attenzione a quello sopra. Ok. Mi travesto. Prendi i tesori prima. Ok, mi travesto. Ora, senza correre, mi sono travestito da vecchietta. Non rubiamo i tesori. Assolutamente. Oh. Però io da qui non esco più se prendo il tesoro. Però vado lì. No problem. Mi nascondo nel cesso. Ora come esco? Ma non è possibile. Perché sta cosa? Ma se lui apre la porta. Io mi nascondo qua. Vedi? Un po' di tattica. Oh, perfetto. Adesso non corriamo. Il problema è che se rubo i tesori. E qua è normale che mi vedono. Ma io devo andare in alto. Quindi va bene così. Senza correre. Vado qui, chiudo le porte e rubo tutto. E me ne vado. E me ne vado. Molto carino sto livello, devo dire, molto carino. 1 minuto e 18 su 2 minuti, fatto. Va bene così. Ok, ragazzi, direi di tornare al menu principale. Ci manca ancora qualche altro livelluccio per completare il capitolo e lo faremo prossimamente, ovviamente. Quindi mi raccomando, lasciate sempre un bel like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella. E poi c'è tutto al prossimo video.